Bilancio esercizio provvisorio. Nuovi cimiteri e crematori. Assegni di studio. Relazione del difensore civico. 7 giorni in consiglio. Nella seduta del 17 marzo il Consiglio regionale ha prorogato al 30 aprile l'esercizio provvisorio del bilancio e al 31 maggio il termine per l'istruttoria sugli assegni di studio. L'Assemblea poi ha adottato il piano per nuovi cimiteri e crematori e ha approvato diversi atti di indirizzo per regolamentare l'utilizzo di fitofarmaci, contro la chiusura dei piccoli uffici postali, a favore della variante stradale della 460 in Canavese e sulla donazione degli organi. In apertura di seduta il difensore civico ha svolto la relazione sull'attività del 2014, cui è seguito un ampio dibattito. In primo piano. Il Consiglio regionale ha approvato la proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio 2015 della Regione al 30 aprile. In questi giorni il provvedimento finanziario è all'esame delle commissioni, anche in attesa che si sblocchi la trattativa con Cassa Depositi e Prestiti sulla rinegoziazione dei mutui, che porterebbe per il 2015 un minor costo di 160 milioni di euro. L'Assemblea ha adottato il piano di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori. Questi ultimi dovranno realizzare almeno 1200-1300 cremazioni l'anno, per un bacino di riferimento di almeno 5000 decessi. Si prevede inoltre una distanza minima da una struttura all'altra di 50 km, garantendo comunque la realizzazione di un impianto per ogni provincia. Il Consiglio ha prorogato di 2 mesi, sino al 31 maggio, il termine per l'istruttoria del bando degli assegni di studio per il periodo 2013-14 con uno stanziamento di 16 milioni di euro. La soglia minima del reddito ISEE fissata per avere accesso agli assegni è stata innalzata a 26.000 euro. Il difensore civico ha svolto la relazione annuale sulla sua attività nel 2014 all'Assemblea di Palazzo Lascaris. Il maggior numero di richieste ha riguardato i servizi alla persona, le opposizioni a dimissioni ospedaliere, la previdenza sociale, l'assistenza pubblica e l'inquinamento ambientale, acustico ed elettromagnetico.